flipante. Buongiorno di festa a tutti voi cari amiche e cari amici di TVRS e di Benvenuti in TV. Come state? Come avete trascorso il weekend più magico dell'anno? Babbo Natale è stato generoso con voi? E chissà, magari qualcuno avrà ricevuto qualcosa di meno, qualcuno di più, però intanto l'abbiamo superato il fine settimana di Natale e niente non è a proposito. State rotolando tra una tisana digestiva piuttosto che un bicchiere di bicarbonato? Siete ancora a quest'ora davanti all'ennesimo piatto che so di cappelletti oppure di avanzi, già, è proprio di cucina oggi, di questo argomento parleremo con un ospite d'eccezione che la vedo tra l'altro in grande forma, quindi penso che il fine settimana natalizio l'abbia trascorso bene e che Babbo Natale con lei può essere stato solo che buono. L'anticipiamo, è lei la nostra ospite di oggi, Daniela Rinaldi, benvenuta Daniela. Ciao. Bellissima, ciao, ha degli occhi spettacolari questa donna, forse perché è bella dentro e si vede anche fuori. È vero. Allora, lei, quando si dice Daniela a tavola, giusto? Sì. Si parla di cucina, perché parlare di altro sarebbe aprire un mondo di Pandora che magari affronteremo in un altro argomento con più di una puntata, forse, giusto Daniela? Addirittura. Perché no? Parliamo di avanzi, parliamo di cucina, perché oggi è Santo Stefano. Quindi auguri a tutti gli Stefano e le Stefanie che ci seguono da casa e anche, oltre ad essere protettore dei muratori, è anche protettore degli avanzi. Non lo sapevo. Questo è nuovo, vabbè, comunque è protettore anche degli avanzi. Gli avanzi che sono sempre così tanti, soprattutto quando non ci si regola, no, con quello che andiamo a comprare per cucinare, preparare, perché abbiamo sempre paura che non basta, no, che non abbiamo a sufficienza il cibo. E poi dopo invece ci ritroviamo con... Oppure ci sono quelle persone che ti dicono, ah no, io... cotto ieri, oggi non mangio. È vero, ne conosco qualcuno anche in casa. Ma quanto mi piace poi rifilare gli avanzi a quelle persone lì. E non se ne accorgono. È vero, non se ne accorgono. Allora, siccome lei è la maga degli avanzi perché è capace di creare una prelibatezza anche dall'ultima rimanenza rimasta incastonata dietro al frigorifero, e lo scoprirete anche dai video che stiamo per vedere, ma è la signora degli gnocchi. Datele un pezzo di carta con della farina e dell'acqua, lei riesce a creare uno gnocco prelibato. È vero, sono riuscita a fare una trentina di tipologie di gnocchi totalmente diversi, quindi sì. Allora, ne parliamo, voi siete già davanti magari a un piatto a inforchettare qualcosa. Noi adesso ci vediamo alla prima clip di oggi con un recupero davvero da leccarsi i baffi. Avanzi di pesce dalla vigilia di Natale, ragazzi, nessun problema. Insieme alle verdure possiamo preparare un primo straordinario. Dunque, pesce avanzato, ok, verdure avanzate e farina. Che cosa andiamo a preparare? Beh, con il pesce avanzato, il sughetto. Con le verdure e la farina, insieme al mio adorabile tritatutto, gli 100 g di verdure miste, finocchi, carota e zucca, e andiamo ad aggiungere la farina. Pronto? E adesso la sac à poche. I miei immancabili germogli di aglio. Il pesce avanzato. E visto che mi è avanzata anche questo prezioso di mandorla, lo vado a mettere. Sac à poche, forbici.
Ed eccoli qua ragazzi, eccoli, questi sono gli gnocchi con gli avanzi della cena della vigilia di Natale, quindi il pesce avanzato con le verdure avanzate, abbiamo trasformato gli avanzi in un primo piatto straordinariamente buono, da provare, da copiare, da rifare. Anche la cena della vigilia avanzata può diventare un primo piatto spettacolare. Alla faccia di chi non ama gli avanzi. Daniela, ma dimmi la verità, a casa tua li apprezzano gli avanzi, immagino di sì, queste prelibatezze reinventate, rielaborate? Per forza. Li apprezzano, ma soprattutto li gustano, anche perché poi bene o male c'è da mangiarlo, perché quello che viene preparato si va a mangiare tutto quanto. E soprattutto è una bellissima idea, perché in questi tempi, diciamo, non proprio rosei, recuperare e quindi ottimizzare è anche una cosa molto preziosa da tenere ben da conto. Noi inizialmente abbiamo accennato a Daniela Rinaldi come una appassionata di cucina. In realtà la cucina per lei rappresenta molto di più, giusto Daniela? Sì, per me la cucina è una... è il motivo per cui mi sveglio la mattina, quando apro gli occhi, perché scendo dal letto, perché devo cucinare, perché devo preparare, devo creare, devo dare consigli e devo in qualche modo, mi sento come se fossi qua in questo momento per aiutare tutte quelle persone che magari hanno poco tempo, pochi soldi, poca immaginazione, insomma dare una mano. Una vocazione. In più. Sì, no. Vocazione è una parolona. Una sorta di vocazione, però di certo è una tua seconda vita. Sì, è una mia seconda vita. La cucina è proprio qualche cosa che forse era già dentro di me prima, però è venuta fuori in un secondo tempo, il mio secondo tempo. Poi ho anche scritto due righe su questa cosa che stanno dentro al cassetto protette. Noi le aspettiamo, le aspettiamo. Quindi questo secondo tempo che ti ha ritrovato davanti ai fornelli, dove ti sei riscoperta nuovamente. Sì, mi sono riscoperta nuovamente, dove ho imparato il gusto, perché quando sono ritornata in questo mio secondo tempo, la prima cosa che è mancata è stato l'equilibrio, la vista e poi anche il gusto come seconda cosa, e quel gusto che non si sentiva più quando l'ho riacquistato in un modo estremo, ma ancora più forte di prima. E io adesso mi ritrovo che sento il gusto di qualche cosa che devo ancora preparare soltanto guardando quello che sono gli ingredienti, i prodotti, e quindi ci sono delle verdure avanzate, oppure magari mangio un determinato piatto e già penso di scomporlo e di trasformarlo, ecco, in un'altra cosa. Come tra l'altro è riuscita a scomporre anche quelli che sono i classici elementi che compongono tanti pacchi natalizi, diciamolo, panettoni, pandori, sempre ne avanzano e purtroppo alcuni scadono, ma lei è stata bravissima perché ha reinventato anche questi buonissimi prodotti tipicamente del Natale. Vediamo la clip. Sicuramente anche a casa vostra avanzerà il pandoro, magari anche del panettone. Come utilizzare gli avanzi del pandoro di Natale? Come vedete, io ho una crema al mascarpone, del caffè e il pandoro. Preparerò uno zuccotto. Ho preso questa formina piccolina in modo di poter dare uno zuccotto a testa. È facilissimo da preparare. Basta mettere il pandoro nella ciotolina, cercare di riempire tutte le parti vuote. Ecco qua, bagniamo il pandoro con del caffè. Io il caffè l'ho zuccherato pochissimo, anche perché il pandoro è già bello dolce. Poi abbiamo la crema mascarpone dolce anche lei, quindi il caffè l'ho lasciato un pochino indietro, un pochino amaro. Andiamo a riempire il nostro zuccotto con la crema mascarpone. La classica crema del tiramisù, quindi il tuorlo lavorato con lo zucchero, poi la panna montata. Ed ecco qua, è tempo di andare a coprire. Cerchiamo di premere bene. Utilizziamo le parti in eccesso del pandoro e via. Il nostro zuccotto, come vedete, è già bello e pronto. Non ci resta che
chiudere e sigillare con la pellicola che ho utilizzato per poi sformarlo e mettere in frigorifero. Potete metterlo anche in congelatore senza nessun problema. Il nostro zucchotto è pronto. Adesso vi faccio vedere com'è poi la parte finale. Come potete vedere, lo zucchotto è pronto, non ci resta che sformarlo su un piatto. Eccolo qua. Cospargere di cacao amaro. E lo zucchotto con gli avanzi del pandoro è pronto da servire. E anche il pandoro torna a nuova vita, grazie a Daniela. Un dessert per tutto l'anno praticamente. Ma sì, un dessert per tutto l'anno, ma poi lo puoi anche tostare, ci fai una clafoutì, ci puoi fare di tutto. Di ogni, e beh, sì. con la tua preparazione, le tue capacità ci credo, con la mia, con le nostre, di qualcuno tua, un po' meno, dai. Poi sono sicura che sei riuscita a reinventare qualcosa anche con il torrone, ma lo scopriamo subito dopo la pubblicità, restate con noi. Elettrodomestici ti dà tutta l'attenzione prima e dopo la vendita, con consegna a domicilio e assistenza tecnica personalizzata ad Osimo e Filottrano. Stura Elettrodomestici, Synergy, il vantaggio di averli accanto. Molino Orsili. Da generazioni i fratelli Orsili hanno saputo coniugare la tradizione per il prodotto con l'innovazione. Il Molino Orsili propone farine specifiche per ogni impasto, farine bio, senza glutine, dedicato a professionisti ed appassionati. L'Academy ha formato panificatori, pasticceri e pizzaioli. L'Angolo del Gusto è la grande novità, dove troverai prodotti a chilometro zero, lieviti, ingredienti ed accessori per i tuoi prodotti lievitati. Visita i nostri prodotti nel sito, acquista nel negozio online o nel negozio aziendale di Sant'Elpidio a Mare. Molino Orsili, prima di tutto la farina. Nel lontano 1970 alcuni agricoltori di Filottrano lanciano l'idea di organizzarsi in cooperativa per provvedere direttamente al fabbisogno di un bene primario come il pane. Oggi il Biroccio gestisce direttamente tre punti vendita e porta la bontà della tradizione e la genuinità del lavoro fatto fino agli scaffali della grande distribuzione. Produce, trasforma e commercializza i propri prodotti agricoli e quelli dei soci come una volta. Il Biroccio, qualità e tradizione. Quando vieni a fare spesa allo spazio Conad, vieni a provare i nuovi menù di Sapori e Sorrisi. Lo chef Francesco Montillo propone ogni giorno tanti piatti e una specialità. Lunedì lasagne alle verdure, martedì secchi e piselli, mercoledì pollo al curry. Giovedì trippa al sugo, venerdì stoccafisso con patate. Sabato fritto misto di pesce, domenica vinci sgrassi con un menù completo a €14,90. Ogni giorno un menù e sempre tanti sapori e sorrisi. Spazio Conad Ancona, via Scataglini. Le Marche, dagli Appennini al mare, un viaggio infinito. Scopri i vini nati nella bellezza di una regione incontaminata, la lacrima di Morro d'Alba. Sensazioni ed emozioni della nostra terra. Buscareto, sapore autentico delle Marche. Ora su buscareto.com.
Ecco, io chiedo cortesemente alla nostra regia di favorire immediatamente quello che è il contributo legato alla rivisitazione, chiamiamola così, del torrone, perché sono sicura che è avanzato anche sulle vostre tavole proprio oggi. Passato il Natale ed è avanzato il torrone bianco, non sappiamo che cosa farci. Bene, oltre al torrone prendiamo 3 tuorli, mettiamo 3 cucchiai di zucchero e li andiamo a lavorare insieme. E poi ci servirà della panna montata. Ed eccolo polverizzato, potete anche tritarlo di meno, a vostro gusto. Mescoliamo e in questo caso possiamo aggiungere, io metto un po' di caffè Borghetti. Semifreddo quasi pronto, è tempo di aggiungere la panna, poca alla volta, e la andiamo ad incorporare con questo movimento dal basso verso l'alto. Il semifreddo al torrone è pronto, non ci resta che versarlo in uno stampo. Ed eccolo qua pronto, in congelatore. Eccolo qua, insomma, Daniela, noi ci ha fatto venire un appetito pazzesco sì. Oggi tutte queste immagini. Ma non sei sazia di Natale? No, purtroppo si vede pure che mi sazio, ci vuole insomma per saziarmi. Scherzi a parte, abbiamo parlato del tuo amore folle, della tua passione per la cucina, però tu sai anche molto di più, l'abbiamo già detto, c'è una storia tua personale molto importante, ma c'è anche una professionalità, perché ricordiamo, la voce forse l'avete riconosciuta, perché questa voce è molto importante, impostata, viene anche da tanti tanti anni di radio, giusto? 40. Quanta gente ha intervistato? Non lo so. La marea. Non lo so, sono tante le persone che ho incontrato, devo dire che e ne incontro sempre, continuamente, anche perché continuo a intervistare poi adesso giovani emergenti che hanno tantissime cose da raccontare. A casa, ma sono di Daniela, giusto? Quella è Casa Rinaldi. Casa Rinaldi, perché a tavola da Daniela Casa Rinaldi è un po', però a Casa Rinaldi a sì, Casa ci Rinaldi sono... ci si intervista, però so sì. Che Daniela va anche a casa di altre persone sì. Ad intervistare, perché c'è stato un incontro particolare, perché sei entrata nel cuore di una Vergara made in Marche, oltre che dentro casa. Vediamo questo piccolo contributo. Chi è? Eccomi! Oh, ciao! Ciao. Sono arrivata, sono come stai? Bene, tu? Bene, benissimo, grazie. Poi adesso con te posso entrare? Come non vuoi entrare? Vengo. A bastare. Perfetto, arrivo. Beh ragazzi, io sono a casa di Giacomina, ciao! Ciao, sono contenta. Anche io tantissimo di conoscerti. Almeno comunque tu... Di persone? Di persone. Beh, intanto tantissime persone entreranno a casa tua in questo momento, perché io ho l'onore, ho il piacere di stare a casa di Giacomina, la regina della cucina, ma la regina DOP della cucina di Montecosaro. Ma Giacomina, allora, adesso mi devi raccontare per filo e per segno come nasce la tua passione della cucina, perché ragazzi, guardate qua, questo è un libricino di ricette che ha oltre 140 anni, delle scritte incredibili. Ma i propositi, Dani. Che bello. Allora, raccontami, Giacomina, come nasce la tua passione per la cucina? Allora, la passione della cucina era mamma. Sì. Mamma. Però mamma, siccome io ho 5 figli, e dopo via i fratelli che faceva i mercati, veniva a Montecosa, c'era i mercati, perché sì. C'aveva... mio zio era tutto per tutti, una volta veniva a fare i mercati, allora veniva a mangiare qua, mi fai tagliatelle, mi fai qua, allora mamma dice mi aiuti, sai? Ero frica io aiutavo a mamma. Frica? Una bambina? Una frica. Piccolina, quanti anni avevi? 7, 8, 10? Ero frica, andavo a scuola, gli aiutavo, sì. Aiutavo, mamma gli cucinava bene tanto. E allora qua erano tante persone, sì. Dopo anche se siamo cresciuti tutto quanto, e cominciava a sposare i figli e i fratelli, e veniva le mogli, le frighe, era sempre 25-26 persone dentro casa. Ecco perché allora questo rasagnolo è così grande. Sì, quando si fanno avanti, io c'ho il più grossetto, ma non è come questo.
E poi questo ha una storia importante. La storia di mamma dopo alla fine è morto 89 sì. anni finiti, però si metteva qui su questo camino, era sempre questo, anche a casa vecchia. No. Allora io mi ci asciugavo perché quando lo lavavo, certo. allora mamma dice tanto freddo, un stroccolo sarebbe stato. Che sarebbe? Sono messo su stroccolo, sarebbe un pezzo di legno, sì. mamma, a dialetto era, a dialetto. Certo. Mamma mia madre si è bruciato lo rasagnolo, l'ho rifugata, gli ho figlia mamma mia adesso che sai, sono idea, poretta, e ecco è rimasto così. È rimasto. Bene, allora questo qui andrà in eredità chi? Perché no. Giacomina, questo non si può perdere. Se non lo vuole nessuno, ecco, sappi che cioè, io ci tengo. Ma ci sta quella grande, ci sta Maria Vittoria pure che... Ed Emanuele, che è un Emanuele, nipotino. Emanuele vuole studiare chef, mi dice, io non faccio che lei. Bene, quindi l'erede di Giacomina ci sarà Emanuele. Emanuele, speriamo anche Federica se gli piace. Io vi imparo, nonna, cerchete la cucina, che non morirete mai di fame. Giacomina, tutte le Vergare e le nonne marchigiane e non solo sono un vero e proprio patrimonio dell'umanità, grazie a Daniela che ci ha regalato questa piccola chicca. Ma si aggiunge al nostro parterre un altro graditissimo ospite, il nostro mitico Marco Zingaretti, ben trovato, mitico perché sei mitico, sei un amico qui per noi di Benvenuti in TV e sei comunque il nostro anchorman di TVRS ufficiale, no? Che regalone di Natale. ben trovati, grazie. Grazie Romina, ciao Daniela, ciao e auguri a tutti, buon Natale, buon Santo Stefano. E tu ci porti anche un bellissimo collegamento perché hai seguito nei giorni scorsi un evento che sì. in qualche modo ha impreziosito il centro storico di Iesi e ci colleghiamo infatti subito con Iesi per l'appunto ed esattamente con Stefania Anacleti. Ci sei Stefania? Eccoci! Ciao, ciao Romina! Eccoci. Ciao. Marco, raccontaci che cosa hai trovato in questo bello scrigno, vedo una bellissima chiesa. Beh, ho trovato un'idea veramente fantastica perché ben 14 realtà commerciali si sono unite per creare Christmas Wedding, quindi un'esposizione legata al mondo del wedding proprio sotto il periodo natalizio. Stefania Anacleti, appunto, dell'Atelier Anacleti, vedo Elena Ricciardi, ciao Elena, la... makeup artist e poi consulente d'immagine, e poi abbiamo Marco il fotografo e dietro l'altro ragazzo, l'altra sera, alcune sere fa non era presente. Matteo ed il Marco. Ah, ciao Matteo, piacere di conoscerti. E quindi hanno creato questo bellissimo format, tanti visitatori in queste sere, in questa prestigiosa chiesa di San Nicolò. Quindi Lungo Corso Matteotti. L'amore impreziosito dal Natale, giusto? Questo bellissimo sentimento che poi è elevato all'ennesima potenza in questo periodo dell'anno. Però siamo al 26, siamo in chiusura, Stefania, quante persone si sono innamorate dentro questa chiesa vedendo queste immagini, hanno scelto di sposarsi. Sapete già qualche data, qualcuno ha già deciso? guarda Romina, molti sono venuti già con la data prefissata, quindi avevano già in mente l'idea delle nozze, però sono venuti per osservare, per vedere, per conoscere i professionisti presenti proprio in questo evento. E poi anche per darsi quel famoso bacio sotto il vischio in questo angoletto che abbiamo organizzato, bellissimo, un allestimento bellissimo in cui molte coppie, anche non solo le giovani coppie, ma anche coppie insomma di nozze passate, hanno detto tu ti hai baciato sotto il vischio. Io non ho baciato nessuno sotto il vischio perché ero lì intento a fare le interviste ai 14 Niente. Appunto espositori, e anzi loro sono in rappresentanza, no Stefania, siete lì in rappresentanza di tutto il team che sì, ne fa sì, parte. Non tutti potevano essere presenti a quest'ora e quindi abbiamo il fotografo che è Paolo Baricelli. A tutti. Abbiamo Elena Ricciardi che è la consulente d'immagine Makeup Artist. Bella. E abbiamo Matteo che è, proprio gestisce un'impresa edile per le eventuali ristrutturazioni, quindi diciamo un piccolo team in rappresentanza. E una copertura però totale di quello che può essere l'evento più importante, ovvero il matrimonio, giustamente. Certo, anche perché è ovvio che chi si sposa avrà bisogno, sì, non solo di ristrutturare, oppure il gruppo, il fotografo, l'abito, ma c'è
ci sono tanti altri aspetti fondamentali, quindi il video, importantissimo, allestire la casa, quindi l'oggettistica, la mise en place, tantissimi Dio aspetti sono proprio fondamentali. E da voi, a Iesi, appunto, ricordiamo la chiesa, Marco? San Nicolò Corso Matteotti. San Nicolò, anche per oggi, per tutta la giornata del 26 dicembre, c'è la possibilità di vedere, di sbirciare, insomma di catturare delle informazioni e anche di mettersi in contatto con veri e propri professionisti che possono rendere il giorno del sì un giorno davvero speciale e perfetto. Io ringrazio davvero di cuore. Siamo in chiusura, Stefania. Grazie davvero di cuore a Stefania Anacleti e a tutto il bellissimo team di professionisti del wedding che sono a Iesi, appunto alla chiesa di San Nicolò, anche per tutto oggi, il 26 dicembre. Io, come sempre, siamo agli sgoccioli, lo sapete benissimo, cari amici e cari amiche di Benvenuti in TV. Chiudo ringraziando per essere stata con noi Daniela Rinaldi, grazie davvero di cuore, speriamo di vederci presto. Marco Zingaretti, che so che impegnatissimo per un'edizione davvero speciale del Like Music Market. Dopo la puntata di ieri con i giallisti neri per caso, tra pochi minuti una nuova puntata ricca di tanta bella musica con i Los Locos, anticipiamo, sì, e poi la Little Tony Family. E domani tanti altri video musicali, ovviamente tanti altri ospiti saranno con noi fino al prossimo 6 gennaio con questa edizione speciale di Like Music Christmas Edition. Adesso in linea al TG, noi torniamo domani, chiaramente con tante sorprese e tanti ospiti. Ciao! Benvenuti.